Sono molto contento appunto che ci siano già queste date. Io dell'Internazionale Italia ho sempre avuto un rapporto con l'Internazionale Italia, ho sempre avuto un rapporto molto buono. Infatti mi sono sempre abbastanza fatto valere. E sicuramente la corsa che mi piace di più, però una volta quando ero piccolo non mi piaceva, però adesso che gli anni è cambiata, è Nalles. L'atmosfera è un percorso che, non so, proprio è tipico e fa parte della storia della mountain bike e anche della mia, diciamo, personale, quindi niente, questo, non vedo l'ora, allora che arrivi anche il prossimo anno, anche perché è anche l'anno olimpico e quindi ancora di più la voglia c'è di farsi valere e di conquistare quel posto tanto ambito che è tanto che c'è tanta competizione, quindi io ci sono. Devo dire la verità, mi è mancato correre in Italia e già oggi qui girare, vedere tutti i team italiani, vedere i miei amici, i miei avversari, ma amici che giriamo, ci salutiamo, mi dà stra orgoglio e mi fa essere fiero di fare questo sport. Beh, allora, arrivando da quest'anno particolare, devo dire che non ci ho ancora pensato, nel senso, è chiaro che è dentro di me. Ma ho talmente visto sfumarsi tutto il 2020 in quei 3 mesi di quarantena che già adesso essere qua a correre, fare la Coppa del Mondo, fare il Mondiale, fare l'italiano è già una cosa grande dentro di me, un'emozione grande che sto vivendo e infatti mi sono preparato per me molto bene perché non volevo avere nessun rimpianto di non trovarmi pronto. Per il 2021 c'è il campionato nel mondo in Val di Sole, dove è un percorso che a me piace e mi ha dato tanto nella mia carriera. L'anno olimpico, insomma, poi la bambina, quest'anno sono diventato papà, la bambina è un po' più grande e quindi io vado via un po' più tranquillo da casa e sicuramente sarà più facile prepararmi e dare ancora di più e crescere ancora per una grande stagione che aspetto. Sì, è diversa. Forse all'estero è più facile da una parte perché comunque sei fuori, sei tu lo straniero e quindi impari, hai modi, diciamo che azzeri la tua o una tua reputazione o un tuo modo di essere che hai avuto e quindi da un lato è bello, dall'altro puoi tornare a correre in Italia, non che con Bianchi correvamo tanto comunque tanto di più. Alla fine viaggiavamo molto, quindi non è che è cambiato tanto il livello di calendario. Comunque, entro in me si scatena un'emozione ancora più forte che a volte mi gioca a scherzi brutti, scherzi buoni, ma... No, per me è molto importante avere un circuito nazionale, però internazionale, dove noi italiani possiamo esprimere e guadagnare punti e pur anche confrontarci con atleti dall'estero che vengono qua in Italia nei nostri percorsi, quindi comunque anche noi abbiamo qualche volta un po' di vantaggio a conoscerlo magari o comunque avere la nostra gente, il nostro cibo, i nostri modi di vivere e quindi è molto importante. Quest'anno l'ho sentito personalmente che non abbiamo corso le gare nazionali e sai, sempre all'estero, sempre in paesi dove comunque loro sono abituati in certo modo, noi siamo in un altro, un po' manca e soprattutto nel ranking UCI che noi atleti con questo ranking purtroppo è la nostra base per fare le corse, sicuramente si è sentito e spero ci siano sempre di più eventi e io sarò sempre presente per onorarli, insomma, perché so che non è facile ma bisogna far crescere il movimento in Italia perché ci siamo tanti atleti anche secondo me forti di tutte le categorie e quindi ben vengano nuovi eventi e speriamo tornino in Internazionale Italia ancora più forti e ancora più belli. La mia gara preferita era Montichiari, come percorso dico, però come sensazione, come orgoglio personale alla fine Nalles per me. Certo anche la Tuil, anche Courmayeur, vabbè ricorda è molto tecnico anche, poi anche al Pago, anche se tecnicamente non è il massimo, però anche là ho avuto, quindi ce n'è molte, però quelle due che ho detto prima secondo me sono migliori.